Ancora una volta Cireale tristemente alla ribalta nazionale, arrestati all'alba 8 persone, tra questi il sindaco Barbagallo per corruzione e turbativa d'asta. Operazione di controllo del territorio a Giarre, i carabinieri hanno arrestato due uomini per maltrattamenti, denunciate altre 4 persone. Domani mattina da Cireale l'ultimo saluto all'artista accese Paul Pennisi, ha rappresentato un pezzo di storia per la città. Bentrovati con il nostro TG Reporter, ci siamo svegliati un po' tutti questa mattina con espressioni di sgomento e quant'altro. Arrestato, abbiamo letto le prime agenzie, arrestato il sindaco, insieme a lui dirigenti comunali di Acireale, corruzione turbativa d'asta, le accuse che vengono mosse nel corso di questa operazione portata a termine dalla Guardia di Finanza. Vediamo intanto il servizio riepilogativo. Cireale alla ribalta, ancora una volta negativa a livello nazionale, per una vicenda che tocca da vicino sia il massimo organo politico istituzionale, il sindaco Roberto Barbagallo, e sia fra gli altri i vertici burocratici del comune acese, ingegneri Salvatore Di Stefano e Giovanni Barbagallo. Un vero e proprio terremoto che ha interessato pure il comune messinese di Malvagna, attraverso l'operazione denominata Sibilla, condotta dalla Guardia di Finanza di Catania, che si avvalsa pure di intercettazioni, con un'inchiesta dal punto di vista temporale condotta in tempi celeri, con il coordinamento del procuratore capo di Catania, Carmelo Zuccaro. Nel complesso l'inchiesta, alquanto variegata e corposa, ha portato in carcere 5 persone, 3 invece domiciliari, mentre risultano indagate altre 17 persone. La misura cautelare in carcere è stata quindi disposta nei confronti di Salvatore Di Stefano, 64 anni, dirigente comunale dell'area tecnica acese, Giovanni Barbagallo, responsabile dell'area comunale urbanistica e ambiente, il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo, 42 anni, Anna Maria Sapienza, consulente tecnico del CONI per i comuni della Sicilia orientale, e Salvatore Leonardi, 66 anni, consulente della società San Sebastiano, che ha in affidamento il project financing del cimitero acese. La misura cautelare agli arresti domiciliari è stata attuata invece nei confronti di Ferdinando Maria Garilli, collaboratore tecnico della Sapienza, Angelo Laspina, 50 anni, dipendente della società San Sebastiano, e infine il luogotenente della Polizia Municipale di Acireale, Nicolò Urso, 59 anni. Il ruolo del sindaco Barbagallo è stato evidenziato in procura e quello avuto in ambito elettorale nelle recenti elezioni siciliane, in quanto spesosi, come hanno evidenziato le intercettazioni, in favore del suo riferimento politico, il deputato regionale Nicola D'Agostino, abusando della sua qualità e dei suoi poteri derivanti, secondo l'accusa, dalla funzione pubblica esercitata, inducendo così due ambulanti, i fratelli gemelli Principato, indagati fra l'altro con la medesima accusa, a promettere voti per l'onorevole D'Agostino. Barbagallo, sulla base di quanto emerso dalle indagini delle Fiamme Gialle, avrebbe così incaricato il luogotenente Ursa a compiere un controllo nei confronti dei due Principato, per cui, essendo emersi irregolarità, avrebbe loro prospettato la via d'uscita elettorale per sanare le relative irregolarità. Il filone appalti ha coinvolto invece l'ingegnere Di Stefano, accusato di concorso in corruzione e falso, in quanto avrebbe percepito una mazzetta di 6.600 euro dai referenti della società San Sebastiano a fronte di un collaudo eseguito solo sulla carta, senza perciò i dovuti sopralluoghi. L'ingegnere Barbagallo, invece, per dare una parvenza di liceità agli affidamenti e risultare in regola con le prescrizioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di concerto con la Sapienza, avrebbe finto una ricerca di mercato, inviando richieste di offerte, oltre che al vincitore già individuato, ad altri due professionisti di fiducia, già informati sulla percentuale di ribasso da applicare. In questo caso il tutto riguarderebbe la pista di atletica leggera dello stadio Tupparello. Un vero e proprio verminaio di interessi economici e non quello scoperto dalla Procura e dalla Guardia di Finanza, che indirettamente ha toccato pure il CONI, tanto da aver suscitato perplessità ricevendo alcune delle segnalazioni progettuali da parte della Sapienza e del Garilli.
Ecco, abbiamo provato a ricostruire un po' la storia, ma al termine della conferenza stampa svoltasi questa mattina in procura ha poi tracciato un bilancio, ha ricostruito un po' tutti gli aspetti dell'indagine. Il procuratore capo di Catania, Carmelo Zuccaro, lo sentiamo. Dalla viva voce degli indagati abbiamo potuto accertare che il sindaco chiede ad un ispettore della sua polizia municipale di recarsi da due venditori ambulanti che svolgevano la loro attività violando le attività amministrative, le norme amministrative, dicendo loro: me li devi fare spaventare perché ho bisogno di una cosa elettorale. Loro verranno da me. Per chi? La persona che è stata favorita in questo modo è il candidato alle elezioni regionali D'Agostino. Devo subito precisare che questa procura non ha accertato nulla a suo carico, cioè non risulta che egli sia intervenuto per suggerire questi metodi criminali per ottenere dei vantaggi elettorali. Le indagini sono in corso ancora? Le indagini sono ancora in corso, ma è evidente che vi sono ulteriori sviluppi di cui non vi possiamo ancora parlare. Con un'accelerazione qualcosa? L'indagine è stata condotta in tempi brevi, così come desidero che avvenga quando vi sono episodi di questo genere. Nel giro di pochi mesi abbiamo chiuso le indagini e abbiamo ottenuto dal giudice una risposta pronta, in tempi molto brevi, che ha sostanzialmente recepito le nostre ipotesi accusatoria. Tra i quattro episodi di corruzione che abbiamo accertato, uno riguarda una consulente locale del CONI che non risulta coinvolta in questa attività di corruttela. Questa consulente, ovviamente per vantaggi personali, ottenendo delle tangenti tramite delle consulenze di comodo che faceva, ha favorito una ditta che doveva svolgere dei lavori per cui erano interessati impianti sportivi di Acireale. Nel caso del cimitero di Acireale dovevano essere compiuti dei lavori di ampliamento e ammodernamento. Il funzionario che era preposto a controllare che questi lavori venissero eseguiti a regola d'arte non effettua nessun sopralluogo, attesta di aver fatto dei collaudi e riceve per questo mancato controllo, che evidentemente era già programmato, quindi a questa ditta viene consigliato di fare ciò che voleva perché tanto nessuno l'avrebbe controllata, riceve in cambio il pagamento di una somma di denaro. Così il procuratore capo di Catania, al suo fianco, come abbiamo visto, il comandante della tenenza di Acireale, Laura Berner, e il generale Antonio Quintavalle, dal suo canto, comandante provinciale della Guardia di Finanza, ha tracciato anche lui un breve bilancio. Abbiamo concluso oggi un'operazione che abbiamo condotto con la tenenza di Acireale, che si è connotata per la rapidità delle indagini e l'altrettanto rapida risposta dell'autorità giudiziaria, che oggi ci ha permesso di portare a compimento l'operazione con l'esecuzione di 8 ordinanze di custodia cautelare. A questo punto ci concediamo una brevissima pausa, ma torneremo sull'argomento perché ci sono le prime reazioni e dal palazzo giungono le rassicurazioni del segretario generale Mario Trombetta e del vice sindaco Nando Ardita. Tra poco. Ottica Grasso presenta lo stile più cool del momento, il tutto tondo in metallo celluloide. Ottica Grasso, le novità sulle collezioni vista sole dai brand più di tendenza. Concessionario ufficiale Cartier, centro d'eccellenza Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Venite a provare il nuovo Blue Control, il trattamento che protegge i tuoi occhi dalle luci blu. Ad Acireale, Concept Store in Corso Italia 122. Ad Aci Catena, in via Matrice 34. Ottica Grasso, la migliore visione. Da sabato 17 febbraio, Red Fish vi aspetta con un assortimento straordinario di offertissime. Red Fish ad Acireale, in via Nazionale per Catania 149.
saldi caldi da Pascià. Approfitta per vestire la tua casa. Oggi puoi farlo con poco. Biancheria, tende, tappeti, cuscini, tovaglie, articoli per la cucina, complementi per la casa, oltre a pigiameria per tutta la famiglia, intimo, pantofole e ancora un nuovo assortimento di articoli per neonati. Scopri la convenienza dei saldi caldi di Pascià. Via Dottor Oreste Scionti, 485052, ultima traversa di Corso Umberto, a Cireale. Pascià, veste la tua casa. Cosa mangiamo a pranzo? Un toast da Plaza Toast. E a cena? Un toast da Plaza Toast. Ottimo! Potrà sembrarvi ripetitivo, ma da Plaza Toast si è sempre felici di andarci, perché i toast sono dei mega toast doppio gusto, preparati con prodotti selezionati. Pane bianco, pane integrale, pane vegano, pane alle noci. 30 scelte, tra cui lo Sweet Toast, il toast dolce con creme, Nutella, cioccolato bianco, pistacchio, burro d'arachidi o confetture. In più, sfiziose insalate e nutrienti estratti energetici, disintossicanti o rinfrescanti. Plaza Toast, in Piazza Garibaldi 1314 ad Acireale. Servizio a domicilio in tutta la città. 345 816 2022. C'è da dire, tornando all'inchiesta che ha movimentato la mattinata e non solo ad Acireale, che tra le indagini della Procura, come avrete capito, sono indagini a tutto campo che coinvolgono tanti aspetti, e ve n'è uno che riguarda anche i contributi ottenuti per la tromba d'aria, la gestione, diceva il procuratore capo, delle risorse per risanare sia le opere pubbliche, ma soprattutto per risanare le abitazioni ferite appunto dalla tromba d'aria. Avremo modo ovviamente di tornarci. Intanto dal palazzo però ci giunge notizia che verrà garantita la continuità amministrativa. Proviamo a ripercorrere ancora la vicenda. Cominceranno martedì gli interrogatori delle 8 persone arrestate dalla Guardia di Finanza per corruzione e turbativa d'asta. Tra i destinatari del provvedimento cautelare, 5 in carcere, 3 ai domiciliari, c'è anche il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo. Ma sono finiti in manette anche i dirigenti comunali Salvatore Di Stefano e Giovanni Barbagallo, e poi Anna Maria Sapienza e Salvatore Leonardi. Agli arresti domiciliari invece Maria Ferdinando Garilli, Angelo Laspina e il vigile urbano acese Nicolo Urso. Risultano poi indagati altre 9 persone, tra queste fratelli Principato per non aver denunciato alla procura l'episodio di corruzione subito e l'ormai ex assessore allo sport Giuseppe Sardo. Acireale si è svegliata male questa mattina, ma passato l'attimo di smarrimento, in molti hanno voluto esprimere parole di incoraggiamento e soprattutto di vicinanza al sindaco e alla sua famiglia. Il primo cittadino è stato arrestato per avere ordinato un grave episodio di corruzione, ma i benefici dell'operazione, occorre dirlo, hanno avuto solo un tornaconto elettorale non personale. Sul web si sono già scatenati innocentisti e colpevolisti. Certo è che si tratta di un'operazione clamorosa ad appena 2 settimane dal voto. Dal comune intanto, al termine di un incontro tra il segretario generale Mario Trombetta e il vice sindaco Nando Ardita, è stato emesso un breve comunicato in cui si precisa che verrà garantita la continuità amministrativa. Prime reazioni, l'avvocato Dario Fina dell'Assemblea Nazionale di Fratelli d'Italia, in relazione ai rilevanti fatti di cronaca, auspica che il sindaco e l'ex assessore allo sport possano fare immediatamente chiarezza sulla loro posizione innanzi all'autorità giudiziaria affinché la nostra città, dice, ritorni ad avere la propria guida amministrativa e recuperi l'immagine distorta che in queste ultime ore è venuta fuori dalla diffusione delle notizie relative all'operazione. Nel corso di quella che è stata una accesa conferenza stampa, giornalisti abbiamo
tempestato di domande il procuratore capo e ovviamente il procuratore aggiunto Sebastiano Ardita, anche il PM Fabio Regolo, abbiamo tratto anche degli spunti, degli stralci dei loro interventi. Allora sentiamo intanto Sebastiano Ardita, procuratore aggiunto. Si tratta di condotte poste in essere dal sindaco del Comune di Acireale, ma anche da alcuni tecnici, e che riguardano alcune opere pubbliche rilevanti. I falsi e le corruzioni sono i fatti contestati insieme alla condotta del 319-4, la nuova condotta che in qualche misura recupera una porzione del vecchio 317, della vecchia concussione per induzione. Fabio Regolo spiega ai giornalisti com'è avvenuta la scelta investigativa. Vediamo. Questa scelta investigativa prevede delle tecniche appunto investigative che partono da dati tributari, dati fiscali, dati fallimentari e vanno ad abbinare il momento di criticità nel procedimento amministrativo e consente di legare quello che letto isolatamente potrebbe essere semplicemente un errore procedurale o un reato di abuso d'ufficio, ma che in realtà letto insieme al flusso finanziario che va a stornare, a ripagare quella illegittimità commessa dal pubblico amministratore, ci consente di ragionare in maniera tecnica di corruzione. Quindi è una scelta investigativa importante. C'è un gruppo in questo momento che a Catania si occupa soprattutto di reati contro la pubblica amministrazione. Cambiamo pagina, ma ovviamente torneremo anche nelle prossime edizioni su quello che è un po' l'argomento del giorno. Parliamo comunque ancora di cronaca. A Giarre, servizio straordinario di controllo del territorio da parte dei carabinieri, 2 gli arresti, 4 le persone denunciate. 2 arresti e 4 denunce è il risultato del servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dai carabinieri di Giarre nell'ambito del piano denominato modello Trinacria. I 2 arrestati sono un 56enne e un 64enne, entrambi di Mascali, per maltrattamenti. Il primo con già alle spalle precedenti penali a seguito di una lite scaturita per futili motivi ha aggredito con calci e pugni le figlie maggiorenni davanti alla nipote minorenne. I carabinieri su segnalazione anonima sono intervenuti fermando l'uomo ancora in evidente stato di agitazione, accertando come le violenze si ripetevano da circa un anno. Stessa accusa anche per il 64enne che, non rassegnandosi alla fine della relazione con l'ex moglie, ha iniziato a pedinarla, molestarla, procurando alla donna dei continui stati d'ansia. I carabinieri hanno inoltre denunciato 4 soggetti, 2 di riposto, per aver violato gli obblighi connessi alla custodia dei rispettivi mezzi già sottoposti a sequestro amministrativo e 2 di Giarre per ricettazione. Durante una perquisizione trovata difatti un'auto, una Fiat Panda, risultata rubata il 30 gennaio. Scorso. Da altri controlli effettuati è stato segnalato un 44enne di Santa Venerina alla procura di Catania, poiché è trovato in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti. L'Associazione Ingegneri Architetti Acesi, in collaborazione con l'Ordine Architetti della Provincia e con l'Ordine Ingegneri, sempre della provincia di Catania, organizza per domani mattina nella sala conferenza del Credito Siciliano in via Sclafani, a partire dalle ore 8:30, un seminario, secondo appuntamento del ciclo di conversazioni in Sicilia, dibattiti di architettura, un interessante argomento dunque che verrà sviluppato nel corso della mattinata di domani. Sempre domani alle 10:30 nella sala stampa del Palazzo di Città, ingresso via Lancaster, Fratelli d'Italia presenterà i propri candidati nei collegi plurinominali della Camera. Modera i lavori l'avvocato Dario Fina, coordinatore delle ACI di Fratelli d'Italia. Adesso ci fermiamo e diamo spazio ancora alla pubblicità, tra poco. Il centro analisi SAIM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAIM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21 a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. Siamo a vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia.
Filo diretto con l'amministrazione comunale di Acireale. Tutti i lunedì sera alle 21.10 in diretta su Etna Espresso Channel. In replica il martedì alle 16.10 e il giovedì alle 23.10. Nel corso della trasmissione sarà possibile interloquire con gli ospiti in studio che tratteranno argomenti vari per il miglioramento gestionale della città di Acireale. Fresca? Bella fresca! E nostrana, da Reda! Sulla Riviera Ionica coltiviamo le nostre verdure. Genuine, già pulite e pronte da gustare. Ci piace! Bella fresca! L'insalata siciliana a chilometri zero. Progettare, conoscere, scoprire energie rinnovabili, robotica, multimedia, ambiente e territorio. Istituto di Istruzione Superiore Statale Galileo Ferraris a Cireale, sezioni industriale e geometra. L'unico della provincia con indirizzo chimica, materiali e biotecnologie. C'è la tecnologia nel tuo futuro. Elettronica ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, meccanica, meccatronica ed energia. Nella sezione geometri, costruzioni, ambiente e territorio. Domani, come abbiamo detto nei titoli di apertura, l'ultimo saluto della città all'artista Paul Pennisi, un pezzo di storia per Acireale. Abbiamo raccolto il ricordo del nipote Agostino Pennisi. Artista e giramondo, un pezzo di storia di Acireale scomparso recentemente. Il 14 febbraio si è spento l'artista Paul Pennisi, nato nel 1930 ad Acireale da una famiglia di nobili origini. In tanti in questi giorni hanno manifestato il loro cordoglio con messaggi al nipote Agostino, che ha dato l'annuncio che domani alle 10 si svolgerà il rito funebre nella Basilica Cattedrale Maria Santissima Annunziata, sua la scelta di essere cremato. Una vita particolare quella dell'artista, che si avvicina alla pittura una volta essere andato via dalla Sicilia, quando il papà capì il suo poco interesse agli studi di architettura. Una famiglia di artisti, quella dei Pennisi, il fratello Gianni collagista, mentre Francesco musicista d'avanguardia, descritto dal professore Pappalardo Fiumara come una delle figure musicali più importanti del Novecento, ma sottovalutato. A portare in alto il nome dello zio, il nipote Agostino, intento a far conoscere la sua arte, specie ai più giovani. Pennisi è stato un pittore molto conosciuto nel mondo e ha portato il nome di Acireale in giro per il mondo, quindi avevo piacere di dare una comunicazione pubblica, anche perché tanti sanno che chi era Paul Pennisi. La sua arte su cosa si basava? Ma Paul Pennisi aveva imparato dai monaci greci del Monte Athos l'uso delle lamine d'oro, e mettendo le lamine d'oro nei suoi quadri aveva inventato una tipologia che si chiama icone profane, cioè erano dei paesaggi, anche con paesaggi greci, che contenevano queste lamine d'oro che davano una particolarità ai suoi quadri. Sono molto conosciuti e molto stimati. Un nome che è bene far conoscere ai giovani che si mettono nello studio dell'arte. Sì, Paul Pennisi ha una bibliografia abbastanza vasta anche in rete, ed è un artista che si può seguire nel suo processo evolutivo. Tengo a precisare che la provincia di Catania nel 2009 ha fatto una grande mostra di Paul. Devo dire che il vicepresidente Nello Catalano fu lui il promotore di questa iniziativa e fece una mostra antologica, che sono mostre che si fanno solo per i morti, mentre fu fatta per un uomo vivo. Per Paul Pennisi fu fatta una grande antologica alle Ciminiere di 3 piani, dove lui espose tutta il suo processo pittorico. Da nipote, il ricordo dello zio qual è? Un uomo dolcissimo, affettuoso, mai un litigio, mai uno screzio, una persona adorabile, e lo si vede dai post in rete sulla mia pagina Facebook, che sono stati veramente esagerati, tantissimi. Il rito funebre, lo ricordiamo, avrà luogo domani mattina nella Basilica Cattedrale alle ore 10. Chiudiamo parlando di basket. ACI Basket
protagonista in un campionato che si avvia a concludersi. 5 giornate alla fine, in piena lotta per i play-off, c'è un terzo posto da difendere, come ci dice il presidente Paolo Panebianco. È stato un campionato anomalo, no? Diciamo che ancora in testa, come all'inizio del campionato, ci sono le due squadre più giovani, l'Amatori, meritatamente, che ha dimostrato di essere una grande squadra vincendo la Cereale, e noi che siamo la squadra in assoluto più giovane del campionato, con l'innesto del solito pivot che manca a noi sotto canestro, e siamo sicuramente la rivelazione, anche se veniamo da due campionati che sono stati di preparazione a quello che abbiamo disputato quest'anno. Le prospettive adesso, non avessimo perso in casa con la Moda Messina, ci godremmo ancora il primo posto, però siamo terzi in classifica, ancora in piena lotta per i playoff, anche se il nostro calendario è difficilissimo perché andiamo domenica a Piazza Armerina. Poi dobbiamo andare in trasferta ad Adrano e avremo due partite in casa con Caltanissetta e Comiso. Per cui è tutto aperto, Gela ha perso a Comiso in maniera inaspettata, da qui alla fine del campionato è tutto aperto, mancano 5 giornate. Per noi sarebbe veramente coronare un campionato disputato ad alti livelli. Questi giovani insomma dovranno essere dei veterani in queste partite restanti. Eh sì, parlavamo l'altro giorno che poi magari nelle partite che cominciano poi a contare per un risultato di prestigio, è chiaro che quel po' di esperienza poi alla fine ci manca, no? Abbiamo fatto tanto, abbiamo giocato veramente ad alti livelli, però ci manca ancora quel qualcosina. Speriamo di dimostrarlo in queste 4 partite che rimangono. Siamo al termine, andiamo a sentire insieme le previsioni meteo per la giornata di domani. Sereno o poco nuvoloso, con temperature in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi, tra 9 e 14 gradi. Venti moderati, mari molto mossi. Vi ringraziamo per averci seguito. TG Reporter vi dà appuntamento a domani, sabato, sempre alle 13:40. Arrivederci.